Salve a tutti e bentornati su Calamos Strumenti di Scrittura. Oggi parliamo di una penna per qualche verso storica, anche se è una penna moderna, perché stiamo parlando di una Tibaldi che vediamo qui scritto nel cartonato di questa scatola. E la Tibaldi è una di quelle marche che almeno in Italia si contende con la Montegrappa il primato di penna più antica d'Italia, una delle prime ad essere prodotte sicuramente su scala industriale nel nostro paese. Infatti il marchio nasce a Firenze il 20 ottobre 1916 e veniva fondato dal Giuseppe Tibaldi, e questa appunto è la storia che inizia per questo marchio, che rimane pressoché nelle mani della famiglia Tibaldi fino a più o meno per circa 50 anni, fino agli anni 60, e quando passa di mano a Remo Pagliuca, che la fa evolvere e porta importanti novità nel catalogo della penna, finché nel 1997, a seguito anche di alcuni lutti nella famiglia Pagliuca, il brand Tibaldi viene venduto alla Finduc Group, e soltanto nel 2004 viene acquistato dalla famiglia Aquila S.p.A., fondata da Gianfranco Aquila e dal figlio Giuseppe, che ne rivitalizzano il marchio. Questo, per sommi capi, è la storia di questo antichissimo marchio italiano. Ora andiamo a vedere questa penna, che è sopra il sovraccartone arancione. Nasconde ancora una scatola bella pesante di cartonato con su scritto Tibaldi, e guardate qui il logo dell'Aquila, e al suo interno abbiamo questa bellissima Tibaldi infrangibile che ora andremo a vedere. Sotto, oltre a due cartucce in una bustina nera che dovrebbe preservarla dalla luce e l'inchiostro, abbiamo due cartucce marchiate Tibaldi, cosa abbastanza interessante e curiosa, una cartuccia nera e una cartuccia blu, e quindi una plastica, un certificato di garanzia che verrà timbrato dal rivenditore, e con il logo dell'Aquila. Nient'altro è presente nella scatola, quindi possiamo semplicemente metter via questa bella scatola di cartone pesante e dedicarci alla nostra penna. Vediamo quindi da vicino questa Tibaldi infrangibile, dove qui sul cappuccio è appunto scritto Tibaldi. Se giriamo la penna, dietro vediamo la scritta Made in Italy. È la versione brown, perché il cappuccio di questa penna è appunto marrone, come possiamo vedere. Il corpo è nero. Questo è un finto fondello di caricamento, perché in realtà la penna è cartuccia converter, quindi non è a pistone. Quindi vediamone il pennino e andiamo a vedere com'è questo pennino. Questo è appunto il pennino della nostra penna. È un pennino in acciaio molto molto semplice, ma la particolarità
è questo feeder, questo alimentatore in ebanite che dovrebbe garantire un flusso particolare e diciamo adeguato al pennino. Il pennino in questione è un WB, quindi vediamo come si comporterà. Adesso svitiamo anche la penna e questo è il converter, quindi la penna viene fornita di converter, qui è anche brandizzato, e il converter è un converter standard, perché le cartucce le abbiamo viste prima, sono cartucce standard ed è avvitato. Quindi è un converter a vita. L'altra caratteristica è quella che il pennino anche è un pennino a vite, quindi si svita anche il pennino e questo è molto, molto interessante per poter pulire appieno la penna. Quindi, peraltro, il converter avvitato sul pennino lo renderà, diciamo, un blocco unico, quindi sicuramente più stabile dei converter infilati a pressione. E adesso non ci rimane che inchiostrare la nostra penna. Per farlo useremo questo inchiostro. Questo inchiostro è il PW Ackerman, che è più o meno coevo con la penna, perché il marchio Tibaldi abbiamo detto che nasce nel 1916, mentre la PW Ackerman nasce nel 1910. E questo è il Delft's Blue, che adesso andiamo a vedere, una serie limitata. Il calamaio è da 60, ma la cosa interessante dei calamai della PW Ackerman è la seguente. Liberiamo il calamaio. Questo è un doppio calamaio, come possiamo vedere, e questo doppio calamaio ha questa caratteristica: nella parte inferiore viene contenuto l'inchiostro, nella parte superiore per rovesciamento viene riempita dove si infilerà la penna per il riempimento. Poi una sfera di vetro chiude l'imboccatura della parte superiore più stretta con la parte inferiore. Quando l'inchiostro nella parte superiore sarà terminato, allora capovolgeremo di nuovo la boccetta e la riempiremo nuovamente dell'inchiostro nella parte sottostante. Nel tappo di plastica è presente un perno per mantenere giù in posizione ed evitare che si rompa la sfera di vetro, che è questo. E vi è anche all'interno una membrana in gomma per evitare la fuoriuscita dell'inchiostro. Per quanto riguarda l'inchiostro, ho scelto questo blu, che è un blu che è molto simile alla Sagao della Hiro Shizuku e anche al diamine dei 150 anni Blue Velvet. Quindi questo è il blu della Delft Blue della PW Ackerman che andremo ad utilizzare. E adesso andiamo a riempire la nostra penna. Ok, abbiamo riempito la penna. Ora asciugo il pennino e procediamo con la scrittura. Non l'ho detto, ma ovviamente la penna è in resina ed è una resina ben lavorata, liscia, appunto con questo cappuccio variegato marrone che gli dà anche il nome a questa Tibaldi infrangibile brown. Adesso andiamo appunto a scrivere sulla carta rodi e vediamo come si comporta. La sezione è abbastanza liscia, forse non è il massimo come comfort, ma più che accettabile. La penna non è grandissima né pesante in mano, quindi si tiene abbastanza bene.
molto soffice il pennino, direi proprio una sensazione molto morbida. Veramente scrive con un tocco finissimo, forse il tratto non è proprio da doppio B, ma sì, probabilmente è un filo più fino il tratto di quanto dichiarato, ma mi piace molto perché scorre veramente molto molto bene la penna. Il pennino si comporta benissimo, l'alimentatore idem. L'inchiostro PW. Ackermann. È olandese questa marca e l'inchiostro è il Delft Blu. Molto bagnato, si comporta benissimo il pennino, si vede che l'alimentatore è il suo punto forte. Vediamo anche quanto possiamo spingerci sul pennino. Direi che una certa pressione possiamo anche metterla e allargare un po' il tratto. Direi che non è niente male. È una penna veramente molto molto interessante che merita di essere provata e presa in considerazione. Bene, per oggi direi che è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.